Buon pomeriggio a tutti e a tutte e benvenuti, benvenute all'undicesima lezione della prima edizione delle ADG Digital Weeks. Io mi chiamo Laura e mi occupo dei progetti speciali dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Prima di introdurre la lezione di oggi, vediamo cos'è l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Nasce un'associazione che nasce come ente senza scopo di lucro nel 2016. E riunisce l'eccellenza della ristorazione italiana con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale agroalimentare nazionale, sia in Italia che all'estero. Chi sono gli ambasciatori del gusto? L'associazione ad oggi conta più di 140 associati tra cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, pasticceri, persone di sala, gelatieri, accademici ed esperti. Sono tutte professionalità molto diverse tra di loro, ma che con impegno e con la qualità del proprio lavoro hanno reso e rendono tuttora unica la cucina italiana. Le attività che l'associazione svolge sono molteplici e tra queste la formazione è una di quelle a cui teniamo maggiormente. Infatti, nel 2018, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice, abbiamo inaugurato Fare Formazione, un progetto appunto di formazione in cui nel campo della ristorazione per valorizzare la cucina italiana proprio a partire dalle scuole. La terza edizione del progetto Fare Formazione si è svolta in un anno molto particolare, quindi durante il lockdown da Covid-19 nel 2020. È nato così appunto Fare Formazione a Distanza, un ciclo di incontri dedicato agli istituti alberghieri che ha coinvolto i nostri ambasciatori nell'insolito ruolo di professore digitale. Ma arriviamo ad oggi, ADG Digital Weeks, che è appunto la naturale evoluzione di fare formazione a distanza, quindi 13 lezioni in cui abbiamo oggi avremo 13 ambasciatori del gusto e 13 aziende e organizzazioni che fanno parte del club dei partner di ADG, che condivideranno con voi la loro expertise tecnica e culturale. Prima quindi di introdurvi la lezione di oggi, ci tengo come sempre a ringraziare tutti gli studenti connessi, tutte le classi, tutti i professori, tutti i giovani professionisti, insomma tutti voi che ci state seguendo oggi e da parecchie settimane. Ringrazio come sempre Renaia per il supporto che ci ha dato in queste settimane. Ringraziamo il MIPAF per il patrocinio che ha concesso a questo bellissimo progetto e vi ricordo che potete fare le vostre domande ai relatori e che cercheremo di rispondere a più domande possibili alla fine della lezione. Quindi arriviamo alla lezione di oggi e eccoci qui. Oggi parleremo di cosa parleremo? Parleremo di vino e lo faremo in compagnia di alcuni insegnanti docenti d'eccezione. E quindi diamo il benvenuto a Alessandro Pipero, ambasciatore del gusto, ristoratore, maître e patron di Pipero Roma. Benvenuto Alessandro. Diamo benvenuto. Benvenuto a te, grazie. Grazie Alessandro. Diamo il benvenuto a Cristina Zigliani, responsabile comunicazioni e relazioni esterne della Guido Berlucchi. Ciao a tutti, Benvenuta, ragazzi. benvenuta Cristina. Grazie, grazie. E infine a Alessandro Ramaggini, direttore commerciale della Guido Berlucchi, sempre. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Benvenuto Alessandro. Grazie. A questo punto io vi ringrazio di essere con noi. Lascio la parola ad Alessandro Pipero che inizierà questa lezione, poi ci ritroveremo più avanti con Cristina e Alessandro nel corso delle prossime, insomma, 2 ore. Bene, tocca a me. Allora, grazie intanto e onorato di partecipare perché vedo comunque che sono tanti i partecipanti e quindi vedere gente numerosa di questi tempi è solo che bello. Allora, oggi si parlerà di vino e senza offesa per nessuno si parlerà dell'aspetto più bello del vino, delle bollicine, che è una cosa in cui si beve sempre sia quando se la passi male che quando te la passi bene. E in particolar modo oggi parleremo della spumantizzazione in generale e poi ovviamente vedremo
in maggior modo un'azienda vinicola specializzata nelle bollicine, leader in Italia e in Europa. Allora, cosa dire? Intanto io mi presento, sono Alessandro Pipro e sono il gestore e proprietario di un ristorante a Roma con stella Michelin, dove però non faccio lo chef, ma faccio ovviamente il maître e il ristoratore. E faccio parte soprattutto degli ambasciatori del gusto e quindi oggi sto qui e veramente ne vado fiero. Allora, cominciamo subito. Oggi si parla di bollicine e di spumanti. Cosa c'è da dire? Non voglio annoiare nessuno, sarò breve e dirò un po' di cose fondamentali, almeno per capire il mondo delle bollicine. La spumantizzazione che cos'è? È semplicemente il processo in cui il vino base diventa spumante, bollicine, mediante la lavorazione dei lieviti e dell'uva mediante zuccheri. Insomma, detta così, adesso ve la spiego bene. Ci sono diversi metodi per ottenere il vino base in bollicina. Ne elencherò solo due che sono quelli più famosi, uno meno, diciamo, aristocratico e uno più aristocratico. Correggetemi se sbaglio anche voi addetti ai lavori. Uno si chiama metodo Charmat e uno si chiama metodo classico o metodo Champenoise. Questi due metodi, qual è la circostanza differenza? L'ottenimento è lo stesso, la rifermentazione del vino base in bollicina, come ho detto prima. Uno avviene mediante dei recipienti chiamati autoclave, dove il vino è più dozzinale, senza ovviamente offesa per nessuno, ed è quello in cui si ottiene il vino più famoso, che è il Prosecco. L'altro invece è il metodo classico o metodo Champenoise, inventato parecchi anni addietro in Francia, nella zona dello Champagne, è quello in cui si produce lo Champagne e tutti i vini spumanti di altissima qualità. Insieme alla Francia, la maggior regione italiana, la maggior regione mondiale per la produzione di bollicine è appunto l'Italia, ovviamente a mio avviso, insieme alla Francia. Ci sono varie zone in Italia famosissime dove si fanno le bollicine. Partiamo dal Veneto per arrivare in Trentino Alto Adige. La fata padrona, credo, secondo me, due zone la fanno da padrona, la Franciacorta e la zona del Trento Doc. Queste, a mio avviso, sono le due zone vinicole dove la bollicina con il metodo classico raggiunge il massimo della qualità. Ovviamente oggi, con tutte le tecnologie, più o meno la bollicina si riesce a fare in tutte le regioni italiane, ma credo che queste due aree che ho nominato prima sono quelle dove la qualità è eccelsa. Vi spiego in semplice i due metodi. Allora, il metodo classico è un metodo inventato dai francesi, come ho detto, dove praticamente avviene, a differenza del metodo Charmat, la rifermentazione del vino viene direttamente dentro la bottiglia. Quindi si chiama rifermentazione perché il vino fermenta due volte. Prima l'uva fermenta e diventa vino, e poi il vino diventa bollicine. Ecco perché si chiama rifermentazione, due volte. Che cosa succede? Anni addietro, il famoso Dom Perignon, tra virgolette, un frate benedettino della zona della Francia, scoprì che il vino, con l'aggiunta di zuccheri, diventava bollicina. Allora, dopo, sperimentando, si è codificato questo metodo classico. Praticamente si mette il vino base in una bottiglia di vetro molto scuro e molto spesso, dove poi favorirà la presa di spuma, per capirci, e in aggiunta a questo vino, dentro la bottiglia, ci si aggiunge una soluzione a base di vino, sali minerali, lieviti e un po' di zucchero di canna, chiamato liqueur de tirage, liquore di tiraggio in traduzione italiana. Automaticamente, a questa immissione di questo liquido dentro la bottiglia viene chiusa per un primo momento con il tappo a corona. Che cos'è il tappo a corona? Il tappo a corona è il semplice tappo della Coca-Cola o della bottiglia d'acqua minerale. Mancando l'aria in questa bottiglia, girando man mano la bottiglia, praticamente questo liquore a base di zucchero e lieviti si trasformano, mancando l'aria, in anidride carbonica. E praticamente, dopo svariati mesi, il vino diventa bollicina. Questo è il metodo classico. L'ho detto in modo molto semplice perché sennò mi dilungherei troppo, devo dare anche la parola agli ospiti, però diciamo che con questa invenzione non dico che
ci ha cambiato la vita, ma quasi, perché ripeto, io reputo il vino Bollicina un vino in cui, non, cioè nel senso, senza vino base si potrebbe vivere, senza Bollicine non si può vivere, che siano secche, dolci, eccetera. Un'altra cosa molto importante da dire è che la lettura di un'etichetta di una bottiglia di Bollicina è un po' più complicata rispetto alla lettura di un'etichetta di una bottiglia di vino semplice. Perché? Perché alcune bottiglie di vino spumante potrebbero non avere il nome dell'anno, e quindi perché uno che non è acculturato di vino potrebbe dire: ma perché questa bottiglia non c'ha l'anno? Quando è stata fatta? Come disciplinare sia in Italia che in Francia il vino Bollicina si può ottenere anche con diversi vini di diverse annate. Quando di solito l'annata non è buona, alcune annate vengono lasciate riposare e assemblate negli anni dopo per creare un vino di maggior qualità, e quindi avendo nella bottiglia si potrebbero bere una bottiglia con varie annate di vino. Ecco perché in quell'etichetta non c'è il nome dell'annata, ok? E un'altra cosa che è difficile da capire nella lettura dell'etichetta di qualche Bollicina è la denominazione brut, extra brut, dry, pas dosé, demi-sec, eccetera. Che cosa sono? Sono praticamente nient'altro che una scala di dolcezza degli spumanti e i gradi per litro. Quindi meno gradi ci sono e più il vino è secco, e viceversa. Noi leggeremo pas dosé, che sarebbe quello, per capirci, più secco in natura. Poi c'è l'extra brut, il brut, l'extra dry, il dry, per arrivare poi al demi-sec e al finire con il dolce. Questi sono i gradi di dolcezza che distinguono un brut da un extra dry e viceversa. Queste più o meno sono in linea molto superflua le cose che vanno dette delle Bollicine. Ovviamente ci sarebbe da fare una più lezione, ma non posso dirla in maniera molto tecnica, perché ripeto, questa è una lezione che faremo con più persone, quindi preferirei ascoltare anche altre persone. E con questo, ovviamente, volevo fare un assist e dare la parola alla persona più importante di questo webinar, come si dice, che è la dottoressa Cristina Zigliani, che ne sono veramente fiero di dargli la parola, e quindi io adesso taccio. Grazie Alessandro, ma non è vero che sono la più importante, semmai sono la più vecchia, se proprio vogliamo vedere. E quindi dall'alto della mia età vi racconterò qualcosa riferito in special modo naturalmente alla Franciacorta e a Berlucchi. Di Berlucchi intanto penso che tutti, o perlomeno magari i vostri genitori, i vostri nonni, forse alcuni di voi no, visto che so che siete in buon numero anche minorenni, quindi non voglio essere spacciata per insegnarvi a bere cose che non dovreste fare. Però un piccolo particolare è che meglio assaggiare un bicchiere di buon vino che non certi intrugli che vi vengono propinati oggi, visto che naturalmente l'industria alimentare ha portato avanti bevande che magari sembrano meno alcoliche, però dal mio punto di vista non hanno senz'altro né la qualità né il lavoro che sta dietro ad una bottiglia di vino. Ecco, questo vorrei sottolinearlo, perché un vino, soprattutto un Franciacorta o comunque un vino con le Bollicine, non nasce all'improvviso, ci vogliono tanti anni. Per fare una bottiglia di vino, considerate che una volta che uno ha piantato una barbatella bisogna aspettare 4 anni per poter utilizzare l'uva che quella vite ci dà, e quindi poi dopo circa un anno otteniamo una bottiglia di vino, a parte i vini novelli che nel giro di pochi mesi possono già essere bevuti. Ma una bottiglia di metodo classico, come vi stava spiegando il nostro amico Alessandro, richiede ancora più tempo. Figuratevi che dal momento in cui raccogliamo l'uva, in agosto, circa agosto-settembre, al momento in cui beviamo la bottiglia realizzata con l'uva di quell'anno, in Franciacorta devono passare almeno 24 mesi.
Quindi significa che dal momento in cui io metto il mosto, anzi il vino che è già fermentato la prima volta, in bottiglia, a cui aggiungo lieviti e zucchero per ottenere la seconda fermentazione, passano 18 mesi. Quindi da quando raccolgo l'uva a quando ho la bottiglia pronta per essere bevuta, dobbiamo aspettare 2 anni. In tutto questo tempo c'è ovviamente un grande lavoro all'interno della bottiglia, che è stato però, che è il risultato di ciò che abbiamo fatto in vigna. Quindi la Franciacorta è un territorio molto giovane, perché dal punto di vista storico, paesaggistico, nasce, abbiamo già citazioni intorno al 1100, al 1200, ma il cambiamento sostanziale che questo territorio, di cui questo territorio è stato protagonista, avviene alla fine degli anni 50, quando un giovane ragazzo come voi, che aveva studiato enologia ad Alba, aveva un sogno nel cassetto: realizzare una bottiglia che fosse, diciamo così, un po' quel miraggio, quel sogno che lui aveva in testa. Questo sogno era una bottiglia di champagne, perché torniamo indietro alla fine degli anni 50, in cui tutto ciò che era eccezionale era francese. Stiamo parlando ovviamente del primo dopoguerra, per voi non ha significato, in realtà nemmeno per me, però immagino che ci fosse questo impulso verso cose più buone, più di lusso, che rappresentassero davvero il benessere e il successo. Ecco, per un giovane enologo come mio padre, perché il personaggio di cui sto parlando è appunto il mio papà, questo arrivo era senz'altro il sogno nel cassetto. Questo sogno comincia a vedere la propria realizzazione nel momento in cui mio padre arriva in questa casa. Qui sono in una delle sale del palazzo storico, che allora era abitato dalla famiglia di Guido Berlucchi, dal suo conte, dal suo bisnonno che era un conte, e mio padre proprio qui all'interno di queste stanze, dove incontra Guido Berlucchi, propone a Guido Berlucchi stesso la realizzazione di quello che allora nessuno immaginava sarebbe potuto nascere poi proprio qui in questo territorio. Mio padre era stato interpellato da Guido Berlucchi per aiutarlo dal punto di vista tecnico nella realizzazione, nel miglioramento di un vino bianco che Guido Berlucchi stava producendo. E mio padre, pure lui franciacortino, si rende conto che il territorio, il microclima, tutto ciò, cioè la ricetta era perfettamente in linea con il suo sogno. Ma era tutto difficile da fare, non c'era niente. Non c'erano i tappi giusti, non c'erano i vetri giusti, non c'erano le tecniche di viticoltura corrette, idonee per ottenere delle uve in grado di supportare una seconda fermentazione. Tutto era da imparare. Quindi mio padre, che allora era 27enne, inizia e va in Champagne a cominciare a carpire un po' di segreti. E come sapete bene, bisogna sempre imparare da chi ha fatto prima di noi e magari meglio, evitando magari di ripetere gli errori. E così nasce, nel 1961, nascono le prime 3.000 bottiglie. Mi permetto comunque di condividere con voi, scusate che chiedo ad Arianna un aiuto, eccolo qua, tac, condividi schermo, ci sono, un attimo ragazzi, scusatemi. Centro, più a destra. È perché sono miope e il computer è lontano. Ecco, quella più a sinistra. Ok, ci sono. E qua sotto. Condividi, perfetto. Benissimo. Però non voglio vedere questi qua. Ok. Allora, vi racconto 2 cose sulla Franciacorta, perché sicuramente non tutti, oddio no, ho sbagliato, torno indietro, devo fare ESC. Tacchete. Eccomi qua, benissimo. Allora, prima di tutto, dov'è la Franciacorta? Perché immagino che voi arriviate da, abitiate in diverse località italiane, quindi la Franciacorta
nessuno la conosce come territorio, o in pochi la conoscono come territorio collocato in una regione che ha la caratteristica di essere riconosciuta come una regione industriale. In realtà la Franciacorta è un piccolo, piccolissimo angolo della Franciacorta, della Lombardia, scusate, che ha tra l'altro un clima, un microclima mediterraneo. Qui gli inverni sono miti e le estati sono fresche grazie alla catena montuosa delle Prealpi che consente di avere notti fresche e quindi una maturazione dell'uva completa. Qui vedete il piccolo lago di Iseo e in questo modo anche la temperatura qui è mitigata appunto dal lago di Iseo. Qua vedete una cartina, diciamo, con la situazione orografica di questo territorio che sembra banale ma è importante. Vedete qui questa forma così un po' da anfiteatro morenico in cui, guarda caso, proprio al centro di questa zona che nasce con lo scioglimento dei ghiacciai durante la glaciazione, nasce appunto questa realtà che si chiama Berlucchi. Anche il lago di Iseo è ciò che rimane di questa glaciazione e questo territorio, cioè l'intero territorio della Franciacorta, che si estende per circa 200 km quadrati, racchiude in sé dei territori molto diversi tra di loro, con un contenuto minerale diverso grazie appunto a queste colline moreniche. Quindi la capacità dei nostri enologi oggi è quella di andare a cogliere le differenze da zona a zona per ricavare dei prodotti con sfumature diverse. Infatti la cosa importante è che le cantine che oggi appartengono al Consorzio Franciacorta, che sono circa 121, hanno come diciamo così caratteristica di avere ognuno una propria filosofia produttiva. Qui vedete un esempio di un vigneto, vigneti che negli anni sono stati naturalmente ripiantati, ci sono state ricerche e tecnologia nello studio di questo territorio, perché come vi dicevo non si improvvisa la qualità. Qui vedete uno scorcio, io sono esattamente in una delle, ecco, sono qua dove vedete questo cancello, io sono seduta là dentro e qui vedete il nostro vigneto, diciamo, più rappresentativo, che si chiama Brolo, in quanto era appunto la parte, diciamo così, di coltura della frutta e degli ortaggi del palazzo antico di quando era abitato dai nobili. E in questo Brolo coltiviamo pino nero al 100%, da cui ricaviamo un prodotto di cui parleremo poi successivamente. Oggi i comuni della Franciacorta sono circa 19, racchiusi in quella cartina che vi ho detto, e gli ettari vitati arrivano a 2.900. Considerate che la produzione di Franciacorta si attesta intorno ai 17 milioni di bottiglie, che vi sembrerà una cifra enorme, ma non lo è. Se la confrontiamo alla Champagne, che produce ben 400 milioni di bottiglie, e addirittura, pur non essendo confrontabili come tipologia di prodotto, ma addirittura al Prosecco, che poi signora Maggini mi aiuterà, credo vada oltre i 500 milioni. Quindi immaginatevi la piccola Franciacorta che deve confrontarsi con colossi mondiali. Su cosa hanno puntato le 121 aziende fondate da piccoli viticoltori, imprenditori illuminati, ma tutti uniti in questo consorzio? Abbiamo puntato sulla qualità. Non possiamo confrontarci con il mondo, nel mondo con i numeri, ma lo dobbiamo fare con l'estrema qualità. Quindi il disciplinare che è stato deciso in Franciacorta dai produttori è il più rigido al mondo. Giusto per farvi un esempio, le bottiglie in maturazione, che in questa bella immagine della nostra cantina storica vedete sulle pupitre, cioè su quei supporti che consentono ai lieviti di correre lungo la bottiglia e andarsi a depositare nel collo, le bottiglie, dicevo, in maturazione, qui minimo stanno 18 mesi. Per arrivare
a prodotti che stanno anche 10 anni in maturazione, quindi con grande complessità e grande struttura. E come vi dicevo, devono passare diversi anni e diversa competenza per poter ottenere vini che abbiano questa capacità di longevità sui lieviti. Qui un'immagine che vedete un po' sgranata, non di grande qualità, ma per me personalmente molto significativa, in cui vediamo mio padre sulla destra con questa foglia di vite in mano e Guido Berlucchi, che è mancato nel 2000, sono stati grandi amici, grandi soci, e l'uno senza l'altro forse non sarebbe successo nulla, perché proprio i due si completavano nelle loro caratteristiche anche di personalità. Ecco, io sono seduta qua, esattamente in questa immagine di una delle sale di Palazzo Lana, la Sala del Camino, dove riceviamo circa più o meno, superiamo 20.000 visitatori l'anno. Il mondo dell'enoturismo per noi ha una valenza incredibile e i ragazzi come voi che studiano per essere poi ambasciatori delle buone cose italiane, quindi del buon cibo e del buon vino, sono per noi il riferimento principale, perché noi possiamo essere bravi produttori, anzi lo dobbiamo essere. I consumatori devono aumentare la propria competenza e sta succedendo tantissimo in questi ultimi anni, ma in mezzo ci sono personaggi come Alessandro Pipero e come voi e come gli ambasciatori del gusto, senza i quali noi produttori non riusciremmo ad arrivare al consumatore finale con la stessa emozione. Qui vedete la nostra prima bottiglia, nata appunto nel 1961. Come vedete la chiamammo Pinot di Franciacorta. Questa fu un'idea veramente geniale, perché anziché il nome Berlucchi venne utilizzato il nome del territorio, consentendo così a tanti altri imprenditori di utilizzare questo nome e dando vita ad una nuova categoria, la categoria appunto Franciacorta. Infatti oggi non diciamo più uno spumante Franciacorta, ma diciamo un Franciacorta, e vogliamo stressare questo concetto perché è importante il legame con la terra. Tra l'altro questo è stato il primo territorio ad ottenere, che produce un spumante metodo classico, ad ottenere la denominazione d'origine controllata e garantita nel 1995, quindi in anni recenti. Qui invece abbiamo la prima bottiglia, vedete qui l'anno 1962 del nostro Max Rosé, uno dei nostri prodotti diciamo più iconici, in quanto Berlucchi iniziò subito a produrre anche Rosé, ebbe un grandissimo successo e io penso anche grazie al fatto che proprio in quegli anni c'era la ricerca di qualcosa di nuovo anche da parte di noi donne, no? Iniziava un po' l'emancipazione femminile finalmente, anche se ci sono voluti tanti anni e non siamo ancora arrivati in fondo, non me ne vogliano i maschietti, ma io credo che il rosé abbia un po' intercettato quello che era appunto la voglia delle donne di cominciare a bere vino senza essere così viste come un po' un vizio, ma anzi un aspetto culturale importante. Da ultimo, ma non meno importante, anzi assolutamente, oggi più importante, l'evoluzione della nostra azienda, che oggi è arrivata a essere distribuita in circa 35 paesi nel mondo, abbiamo su questi 2.900 ettari, 115 ettari sono di nostra proprietà, più ne controlliamo altri 400 perché produciamo 4 milioni di bottiglie. Bene, oggi noi abbiamo titolato il nostro primo report di sostenibilità con queste parole per noi significative, perché dalla Franciacorta abbiamo preso tutto il meglio. È vero, la Franciacorta ci ha regalato tantissimo e oggi vogliamo anche restituire, quindi abbiamo iniziato un percorso già 15 anni fa
nel vigneto, un percorso di sostenibilità che ci ha portato oggi ad intraprendere una strada da cui inevitabilmente non si può tornare indietro, che è appunto una visione più a lungo termine per chi questo pianeta lo abiterà in futuro, che siete poi voi. Quindi io vi ringrazio e penso di aver concluso la mia presentazione con, ecco, brava Arianna che è qui vicino a me e mi fa da suggeritore, con quello che vi dicevo, la nostra bottiglia iconica, la Cuvée Imperiale Berlucchi, che è, vi mostro questa, anche se nel panorama della produzione Berlucchi abbiamo diverse tipologie di cui parleremo dopo, ma questa è quella più conosciuta, sicuramente l'avrete bevuta a Natale, mi auguro, con la vostra famiglia, e vorrei chiedere al nostro amico Alessandro Pipero di dirci qualcosa sull'abbinamento di un Franciacorta, diciamo, per darci un po' di dritte dal suo punto di vista. Eccomi. Allora, la Cuvée Imperiale è il mio vino preferito per eccellenza. Beh, adesso non sviolinare, eh? No, lo dico per molti... Ti spiego il motivo. Perché praticamente, essendo tra virgolette il vino base dell'azienda e quello più semplice e di pronta beva, essendo io anche una persona che come si dice, il momento del pasto migliore per me è all'inizio, perché quando arrivo in un ristorante o a casa sono invitato, io ho fame, lo dico in maniera molto... A chi lo dici? Io è un vino che ho anche al mio ristorante e quello è il mio benvenuto, è un vino di apertura e quindi è il biglietto da visita, cioè tu quando hai fame che fai? Ti butti sul cibo e poi devi bere, e quindi per me questo è il mio vino preferito, perché lo uso senza offesa come gazzosa, è un dissetante, io vado pazzo per questo, però a differenza della gazzosa o di un banale prosecco, senza parlare male, c'è anche un vino, cioè un vino bianco mosso in cui ha molte caratteristiche. C'ha l'eleganza dello Chardonnay, credo che abbia anche una parte di Pinot Nero, poca, che gli dà quella struttura favolosa. Io ovviamente quando arrivo, che ne so, c'è il salmone, ci sono le noccioline tostate col sale, il prosciutto, anche una mozzarella che molti sommelier e colleghi dicono che è inabbinabile. La mozzarella di bufala con il Berlucchi Imperiale è buonissima. E niente, quindi se dovevo dire la mia l'ho detta con il cuore. Con la pancia. Quindi ci stai dicendo che non è abbinabile al solito dolce, cioè tu lo preferisci abbinato a piatti salati naturalmente. Allora, nonostante io sono un addetto ai lavori e queste persone che mi ascoltano dovrei essere un guru, io non voglio passare da guru, do le mie percezioni e le mie dritte. La bollicina secca sta sempre male con il dolce. Il dolce vuole un abbinamento per concordanza, quindi vino dolce, cibo dolce. E quindi il Berlucchi, famoso per essere un vino da tutto pasto e da aperitivo, non è adatto per i dolci. Ripeto, poi ognuno può fare quello che vuole, però se devo dare il mio consiglio, il Berlucchi sta male con il dolce. Il 90% delle persone a Natale fa bollicina secca, quindi Berlucchi, eccetera, con il panettone. È sbagliatissimo. Per primo perché rovini il panettone e per secondo perché rovini il vino. Chiuso. Sì, ma infatti la mia era una domanda retorica, perché proprio nell'ambito di questi visitatori, perché noi siamo aperti tutti i giorni di tutto l'anno per accogliere, più che per la visita, proprio per dare così far conoscere la Franciacorta e, permettimi questi termini, educare anche il consumatore. Di solito a Natale introduciamo una visita speciale in cui abbiniamo il demi-sec, quindi il nostro Berlucchi Cuvée Imperiale, ma con, esatto, la presenza di 40 grammi di zucchero all'interno della bottiglia, quindi con un dosaggio finale molto zuccherino, l'abbiniamo al panettone per insegnare alle persone quanto migliora, diciamo, la degustazione di un vino insieme a un dolce e quanto invece è importante destinare il vino giusto al giusto piatto.
Per completare poi diciamo un po' la presentazione della nostra azienda, ma cosa che vogliamo fare ai fini di darvi diciamo così una maggiore informazione, vi presento intanto il nostro direttore commerciale Alessandro Ramagini. Buongiorno, abbiamo due Buongiorno. Alessandri. Un buon pomeriggio a tutti. Ciao Alessandro, quindi tu da ora sarai Pipero e io sarò Alessandro per facilitare il compito, va bene? Oppure per motivi di peso io potrei essere Alessandro il Grande, come vuoi. Mi sembra un'ottima scelta. Va benissimo. Io stavo dicendo Alessandro Magno, però era un po'... Ecco, e Alessandro Ramagini invece vi parlerà un attimo della nostra linea 61. Qui abbiamo in rappresentanza, ho portato un 61 Satin, perché ci sono da dire alcune cose rispetto al Satin un po' particolari. Grazie. C'è lei, signora Zigliani. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto, ecco, giusto per dire, ci stiamo rivolgendo ad un pubblico di giovani e quanto può essere più che centrato questo argomento, anche perché la linea 61 per noi è la linea più giovane di tutta l'azienda. Nasce ed è stata pensata nel 2009, per la ricorrenza nel 2011, quando festeggiavamo i 50 anni di Franciacorta, quindi anche i 50 anni della nostra azienda, abbiamo pensato di dedicare una linea più giovane, ma una linea che ha un carico e un incarico importantissimo, perché è una linea che ci traghetterà, ci trasporterà anche per i prossimi 50 anni di storia, e gli abbiamo voluto dare proprio questo compito, quindi è una linea che si porta dietro l'anno di fondazione, quindi la linea più giovane che ha questo compito veramente importante. Una linea di prodotti non millesimati, sans année, cosa vuol dire, come diceva prima Pipero, di vini non fatti solo con le uve derivanti da un'annata, ma anche fatti nella cuvée con annate diverse. In questo caso la signora Zigliani ci ha presentato un Satin. Che cosa è il Satin? Innanzitutto è un vino con le bollicine, si produce in Franciacorta. Il Satin lo potrete bere e consumare, quando sarete più grandi ovviamente, solo in Franciacorta, o comunque come tipologia si può produrre solo in Franciacorta, si chiama Satin. Che cosa è? È un metodo classico con una bollicina molto elegante. Cosa vuol dire? Una bollicina un po' più sottile, una bollicina più raffinata, una bollicina che quando beviamo lascia spazio alla cuvée, lascia spazio alla parte un po' più vinosa, ed è proprio per questo che si presta anche ad abbinamenti coi piatti, quindi nasce con l'intenzione di avere uno spumante un po' più gastronomico, quindi la nascita era proprio per poterlo abbinare a dei piatti. Poi dopo magari ecco anche con Pipero ci confronteremo su questi argomenti degli abbinamenti, però vi dico che oggi per noi, per Berlucchi, il Satin è il vino che presentiamo proprio come ingresso, come aperitivo. Lo serviamo nel momento dell'inizio, nel momento della socializzazione, quindi si presta per l'abbinamento, ma anche nel momento degli aperitivi nei bar, nei wine bar. Ripeto, quando sarete più grandi che andrete a socializzare, a guardare il mondo, a farvi vedere, ecco, il momento dell'aperitivo, il Satin è uno dei prodotti più indicati per questo. Nel nostro caso utilizziamo solo Chardonnay 100%, anche se il disciplinare prevede un utilizzo in minima parte del pino nero, che è un'altra tipologia di uva utilizzata in questo territorio. Se immaginate che, giusto per darvi anche qualche numero, per farvi capire le dimensioni di questi territori e di queste produzioni, se prima la signora Zigliani diceva che il Prosecco produce più di 500 milioni di bottiglie, vi dico che è arrivato quasi a 1 milione di bottiglie qui a un miliardo. Esatto. Si parla di numeri importanti. Solo lo champagne si parla di 300 milioni di bottiglie di produzione. In Franciacorta parliamo di 17 milioni di produzione. Totale produzione, totale produttori di tutte le tipologie. Se parliamo solo del Satin, si parla di 1 milione 100, 1 milione 300 mila bottiglie prodotte,
che devono essere disponibili per tutto il mercato Italia, ma non solo, per tutto il mondo. Quindi capite bene che si parla veramente di una nicchia all'interno di un metodo classico che è già la nicchia. Quindi questa è un po' la storia e anche di come deve essere consumato il Saturn. Alessandro, tu insomma, penso che con gli abbinamenti tu sia il maestro, no? Quindi il Saturn come lo vedi come tipologia di vino? Sì, il Saturn intanto è stato geniale questo, chiamiamolo aggettivo, che ha inventato la Francia Corta per definire il Saturn, che tra l'altro, come hai detto tu, il Saturn è solo Francia Corta, il concetto è questo, esiste solo lì. Questo vino, diciamo, rispetto a tutte le altre bollicine, dovrebbe avere meno atmosfere, quindi secondo me già la tipologia, il nome già fa una cernita di clientela, perché ad esempio, come sono un po', dico sempre io, la persona volgare non beve Saturn perché è già raffinato il vino in sé per sé, è di un'eleganza estrema e tra l'altro è anche un vino da tutto pasto, non consideriamolo solo un vino d'aperitivo, perché ad esempio ci sono alcune bollicine che sono da tutto pasto, ma ovviamente il troppo perlace, la troppa aggressività di spuma, la gente fino a fine pasto non lo porta. Il Saturn è veramente un intermezzo tra una bella bollicina e un grande vino bianco, e quindi è un vino da tutto pasto, e però la struttura regge qualsiasi piatto, addirittura qualcosa poi anche con qualche carne bianca, eccetera. Ma stavo pensando, volevo fare un'altra analisi da addetto ai lavori e da imprenditore. Vedevo che sullo schermo ci siamo tutti i percorsi del vino, nel senso c'è il produttore, c'è l'area commerciale, poi c'è l'area di vendita al cliente, che sarei io o io ristoratore, e poi ci sono i partecipanti, che sono quelli che comprano e bevono. Se uno di questi quattro punti fallisce, il risultato del vino non viene. Quindi il produttore deve essere bravo a far vino, la rete di commerciale deve venire da me e i miei colleghi e presentare il prodotto fatto bene e nel prezzo giusto. Io devo avere le capacità di sapere che il vino è buono, il prezzo buono, e saperlo rivendere e consigliare. E ovviamente il cliente, chiamiamolo così, deve saper bere e capire la qualità del prezzo. Quindi oggi ci siamo tutti, e questo discorso non è banale per niente, perché poi alla fine possiamo parlare di filosofia fino alla fine, ma poi dopo contano i numeri, i fatti e il business. Il business è anche un vino buono, e i prodotti di Berlucchi non è uno sviolinamento, perché altrimenti io non l'avrei lavorato. I vini di Berlucchi comprendono tutto questo. La politica dei prezzi di Berlucchi è oltre il meraviglioso, perché poi tu puoi parlare fino a domani, ripeto, ma se poi un vino costa 50, 80, 200 euro, ma di che parliamo? Non so se mi certo. Spiego. Sì, sì, no, tu Alessandro hai toccato un tasto importantissimo, che è quello comunque di chiudere una filiera. Io penso che un produttore può produrre il vino più buono al mondo, ma poi se non lo riesce a comunicare, a trasmettere, a farlo arrivare nei luoghi giusti di consumo, o lasciare un messaggio positivo al consumatore finale, viene tutto vanificato. Quindi qualsiasi ruolo all'interno di una filiera, come quella che hai descritto tu adesso, deve essere importante, ma soprattutto deve essere professionale. Quindi noi stessi, che parliamo sempre di business, di profitti, perché le aziende vivono di profitti, però dobbiamo anche parlare di qualità dei profitti, noi dobbiamo parlare di formazione, dobbiamo formare la nostra rete vendite, che non sono solo dei venditori che vanno in giro a cercare clienti come potresti essere tu per fare fatturato, devono andare in giro a trasmettere, a comunicare un progetto, un qualche cosa che è stato costruito, che le aziende vogliono comunicare, sempre che abbiano qualche cosa da comunicare. Nel nostro caso abbiamo non solo la storia, ma abbiamo anche tanta progettualità, guardiamo al futuro con una sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale, quindi abbiamo voglia di parlare e di comunicare a voi, nostri clienti, tutte queste cose che hanno un valore che va oltre il costo della bottiglia, che va oltre solo la bellezza di un'etichetta, ma c'è un'etica dietro, c'è una famiglia che produce vino da tantissimo tempo e crede in qualche cosa che noi dobbiamo valorizzare. Quindi anch'io mi sento, anche se non sono così giovane, però mi sento un incarico importante che mi ha affidato la famiglia Zigliani, cioè quello di fare formazione, di trasmettere, di comunicare, di coinvolgere soprattutto i giovani. Noi ci stiamo coinvolgendo in questo momento a tantissimi giovani che saranno un po' il nostro futuro. Noi dobbiamo parlare di vino, non di consumo di vino, ma di qualità, di parlare di vino come
dovrebbe essere, quindi un alimento, deve essere introdotto, bisogna fare cultura, bisogna fare formazione, non si può dire che l'alcol fa male. L'alcol fa male se se ne abusa, se si beve male, se si beve tanto, se si beve prima di guidare. L'acqua fa male. Punti di vista. Assolutamente, no, certo, assolutamente. Quindi bisogna parlare con i giovani, bisogna fare cultura, bisogna fare questa formazione e quindi abituarli ad un uso, se vogliamo, quotidiano, come si consuma giustamente la pasta, la carne, e le verdure e tutto il resto. Il vino è un alimento, un frutto della terra che l'uomo trasforma per farlo diventare diciamo che poi a un certo punto diventa anche la parte bella, no? Perché quando vado al ristorante, vengo nel tuo ristorante, io non esco perché ho voglia solo di mangiare un piatto, oppure non esco perché ho voglia solo di bere una grande bottiglia. Io esco per passare una bella serata, quindi faccio una scelta, scelgo di andare da Pipero perché c'è Pipero, perché c'è una sala che mi sostiene, perché mi fa sentire a casa, però con professionalità. Quindi la professionalità è la prima parola che si richiede, no? quando si paga un qualche cosa. E poi voglio vedere passione, perché quando entro in un locale e trovo le persone appassionate per quello che stanno facendo, mi sento anch'io un po' più coinvolto. E le cose però anche troppo professionali o fatte solo troppo per passione mancano di personalità. E allora qui vedo invece in Pipero vedo un'altra fortissima dote che è la personalità. Quindi riuscire a mettere insieme tutti questi aspetti da consumatore finale mi fa fare una scelta. Vado da Pipero, voglio mangiare una cosa e chiedo di bere un'altra cosa, quindi mi faccio anche un po' consigliare, mi faccio guidare perché mi fido di Pipero. Quindi questo è un po'... Scusa Alessandro Pipero, volevo solo aggiungere una cosa sul concetto del... Cioè il vino secondo me non è solo un prodotto alimentare, è la storia della nostra terra, così come il cibo. Quello che l'Italia, sentiamo che, cioè tutti diciamo quanto è bello l'Italia, il Made in Italy è uno dei valori più grandi che abbiamo, che quindi dobbiamo esportare, è colpa nostra se i nostri giovani sono dovuti andare spesso all'estero per scoprire che poi l'Italia è il paese più bello del mondo, ma lo è grazie anche alle persone e a ciò che si produce qui, perché il vino è senz'altro cultura, senz'altro storia, passione, entusiasmo, tutto quello che un territorio può racchiudere. Finito. Sono d'accordo. Sì, è la bellezza, proprio la varietà, no, del nostro territorio. Ogni 10 chilometri si parla una lingua diversa, si mangia in un modo diverso e si beve in un modo diverso. Però non dobbiamo dimenticarci, non solo la storia non è, non dobbiamo vederla solo come tradizione, ma dobbiamo immaginarla anche come cultura. Perché per tradizione su tutte le tavole italiane c'è sempre stato la bottiglia di vino o il fiasco del vino. Noi oggi vogliamo parlare quindi anche di cultura nel mondo del vino, e la cultura del mondo del vino italiano non ha tutta questa storia importante. Si parla di 40 anni fa, di 50 anni fa, ecco, le prime aziende eravamo noi a sperimentare diciamo tutto questo. Noi parliamo oggi di metodo classico con una storia, la storia di Berlucchi con 60 anni, ma se vediamo, insomma, 60 anni non sono niente, no, rispetto a quello che deve ancora arrivare. È per quello che io mi sento molto coinvolto in questo progetto, perché abbiamo la possibilità anche noi di scrivere un pezzettino di questa storia. Noi, voi ristoratori, e tutti insieme. Tu Alessandro Pipero, cosa ci racconti della professione di sala? O insomma, penso che questo sia un tema importante, no, per chi... Allora, io ovviamente non è che sono di parte. Per me la sala è più fondamentale di ogni altra cosa nel settore ristorativo, perché ho sempre reputato che una ristorante alla fine ci va per l'essere umano. Non è vero che al ristorante ci si va per il cibo, per il lampadario, per la borsa, perché la proprietaria è bella e viceversa, perché ci vai per l'essere umano, nel senso che è scontato che in un ristorante si debba mangiare bene, ma alla fine la chimica dell'essere umano con il cliente è la base di tutto.
Io vado da Pipero, io vado da Cristina, io vado da Ramaggini, non vado al patio, alla scogliera o non so come si chiamano. Cioè, se l'impatto, come si dice, chimico con la persona, no, se Pipero ti sta antipatico e si mangia bene, tu da Pipero non ci vai, perché a pelle ti sta antipatico. Se da Pipero si mangia meno bene, ma la persona è meravigliosa, tu vai da Pipero. Ok, e con questo dico, se mi si dovesse fare una domanda, qual è il segreto per un grande uomo di sale, eccetera, non sono le nozioni che deve sapere, che cos'è uno chardonnay, che cos'è un'erba ostrica, quello si può imparare leggendo anche internet, oggi si impara tutto. Servono le doti che non si possono insegnare, la psicologia e il carisma, che sono due cose che o ce l'hai o non ce l'hai. Infatti la vera crisi della sala è questa: tutti fanno i camerieri, ma invece non lo possono fare tutti, il cameriere, il metro, il direttore di sala, e questa è la vera differenza. Il notaio, l'avvocato, il medico non lo possono fare tutti, passano degli esami, passano degli grandi ostacoli, invece tu ti svegli la mattina, aperti il lavoro, andiamo a fare il cameriere. Un imprenditore di ristorazione farabutto ti assume subito, ecco lì che poi nasce la crisi della sala. Lo dico in modo polemico, però è pura verità. Anche perché abbiamo dei ruoli che, lo dico per ridere, ma c'è poco da ridere. Noi abbiamo dei ruoli in sala dove, quando riceviamo gli ospiti, i clienti dei ristoranti sono persone trasversali. Può venire, tra virgolette, il morto di fame, come può venire il papa, il giornalista, il medico dei tumori, il luminare sul calcio, persone di estrema cultura. E quindi tutte queste persone che sono menti intelligenti, superiori, che girano al mondo, tu le devi saper gestire di testa, non le puoi convincere solo con un piatto o con un lampadario di design. E questa chimica è il segreto per far tornare l'ospite. Io adesso vi racconto un paio di aneddoti che sfiorano il comico, però è pura realtà, in cui io con queste cose potevo rovinare 3 o 4 famiglie. Se volete ve la racconto, altrimenti no. Però allora, ci hai incuriosito, è certo, a questo punto. Allora, preparatevi, perché fa ridere, però è pura verità. Allora, 3 anni fa, era il giorno di San Valentino, al mio ristorante, eravamo aperti pranzo e cena. A pranzo c'erano pochi tavoli, la sera era strapieno. A pranzo viene una coppia, a pranzo all'una, signor Rossi, con la moglie, si siedono, mangiano, si amano, si prendono la mano, baciano, fanno di tutto. Alle 4 chiedono il conto e se ne vanno. E fino a qui tutto ok. La sera ritorniamo al lavoro, alle 8 apriamo le danze, e alle 8:30 erano 14 tavoli da 2, perché ovviamente a San Valentino vengono a mangiare le coppie. Suona il campanello, io per fortuna in quell'istante non avevo, tra virgolette, nulla da fare, e vado io, persona, ad aprire la porta. Apro la porta, era il signor Rossi con la moglie, che non era quella di pranzo. L'avevamo capito già dalla premessa. Beh, poi lo racconto io, che potevo parlare dei preti, certo. Che succede? Io sono stato intelligente, bravo e anche fortunato, perché lì non ci sono doti, lì rischi la vita. Io ho detto benvenuto signor Rossi e la serata è finita lì. Se avessi detto bentornato, si è dimenticato qualcosa, avrei rovinato 3-4 famiglie, compreso la mia, perché succedeva quello che doveva succedere. Cos'è stato? Poi lui si è riseduto, ha purtroppo iniziato di nuovo a mangiare, quindi ha dovuto ripagare il conto, mangiare altri piatti, era sfinito. Poi cosa è successo? Lo ringraziamo, paga e se ne va. Io mi piace essere curioso e mi piace capirle le cose, e cosa è successo? Io dopo 2 giorni non mi davo pace, perché lui la sera era ritornato da noi con tanti ristoranti. È la domanda del secolo. Allora io prendo il telefono, perché avevo il telefono della prenotazione. Dopo 3 giorni prendo coraggio e lo chiamo e gli ho detto: signor Rossi, lei mi deve togliere una curiosità, ma perché è tornato da noi? E lui ha detto una cosa che neanche Kubrick la poteva disegnare. Ha detto: caro Alessandro, mi hai salvato la vita, la sera mi ha portato mia moglie a cena. Questo insomma non era messo a bilancio, questo non era prevedibile. Adesso quindi...
con questo webinar di Berlucchi, vino e ambasciatori del gusto. Tu mi dirai che cosa c'entra. Questo qui c'entra perché il patron di sala, la figura di sala in questa cosa è più importante di ogni altra cosa, perché ci sono delle persone che vengono a mangiare per riservatezza, perché stanno riservati, perché stanno coccolati, non gli interessa tanto il cibo, nonostante sia sempre il fulcro, in questo caso neanche il vino, e tutta questa privacy, chiamiamola così, lo deve dare il cameriere, lo deve dare il maître, non lo può dare il cuoco poverino che sta in cucina. Il mio motto è: l'errore della cucina si perdona, quello della sala non si perdona, e il cliente lo perdi. Quindi quando fate i camerieri usate il cervello e la passione e la psicologia, non pensate che il cameriere è solo un portapiatti che va in cucina e prende l'arte impiattata dello chef. È fondamentale essere voi stessi, e soprattutto una regola importante che si deve obbligare l'aspirante cameriere: andate in giro per i ristoranti e spendete soldi, perché non c'è scuola migliore di essere cliente. Quando tu sei cliente capisci le cose che non vuoi essere ricevute, quando tu invece servi, non so se mi spiego. E niente, a San Valentino venite da me pure a pranzo. Volevo aggiungere anch'io qualcosa sul... Secondo me una cosa importante che noi vediamo oggi attraverso appunto chi ci viene a trovare, che vuole sapere ad approfondire la conoscenza del vino del territorio, ma anche del cibo, è questo. Cioè, ragazzi, bisogna che siate formati sulla terra dove andate a lavorare. È fondamentale che il cliente che arriva, cioè noi quando arriviamo in un ristorante, pensiamo che sia tutto scontato, cioè che se chiedi che cos'è il Coregone, siamo sul Lago di Iseo, questo cameriere sappia che cos'è il Coregone, sto ragazzo magari mai l'ha incontrato in vita sua. Dovete, se non viene fatto, perché dovrebbe essere la formazione da parte di chi è lì ad insegnarvi, però tiratevi sulle maniche, avete tutti gli strumenti per poter ampliare le vostre conoscenze, perché di questo rapporto il cliente non si dimenticherà mai. Chiunque vuole sapere cos'è il Coregone, quanto se ne produce, dove, come si cucina. Cioè, voi siete i portavoce, gli ambasciatori di ciò che viene servito a tavola, che sia questo il vino, che sia il cibo, che siano le materie prime. La gente oggi vuole sapere tutto, e quindi vi dovete tirare sulle maniche e andarvi a leggere tutto quanto si possa sapere di ciò che state servendo. Secondo me, oltre alla capacità di servizio, cioè alle tecniche, a mio avviso c'è anche il pathos, la passione che i ragazzi possono trasmettere. E più siete giovani, più questa competenza sarà per voi gratificante, perché chi sta seduto a tavola ammira qualcuno che trasmette passione in ciò che fa, e la passione è data anche da ciò che uno racconta. Ecco, io aggiungo solo un'ultima parola a tutto questo. Quindi si è parlato di grande professionalità, che deve essere comunque alla base di tutto, della passione che ha benissimo descritto la signora Zigliani, è arrivata anche a me ancora una volta questa passione. Io aggiungo anche un pizzico ben dosata con la personalità, perché nessuno vuole andare in un ristorante e trovare il cameriere che si muove come una macchinetta e che racconta le storie solo perché le ha lette. Ecco, un minimo di personalità, perché, come diceva poco fa Pipero, si sceglie un ristorante perché voglio sentirmi bene accolto, e il lavoro è difficilissimo, perché veramente si sfiora la psicologia, capire che cosa vuole il cliente in quel momento. Ma per chi ha questa dote è abbastanza facile, perché il cliente te lo fa capire, quindi bisogna saperlo solo che leggere, vero Alessandro? I clienti si leggono, si capiscono. Assolutamente, esattamente così. È una cosa molto difficile. Noi abbiamo, da quando entra il cliente, da suona il campanello, apre la porta, quando si mette a tavola passano quei 3 minuti, tu lo accogli, buongiorno, benvenuto, ha trovato parcheggio, poi si mette seduto, poi ordina e passano ancora 15 minuti. Il cliente, da quando entra al ristorante a quando mangia e beve,
passano 15 minuti, quei 15 minuti vale il risultato di una vita, di una cena. Se sbagli quei 15 minuti con chiave di lettura, devi sapere tu se quel tavolo ha bisogno, se è amante, se si parla di lavoro, se è un compleanno di famiglia, se devono parlare di altre cose, lo devi sapere tu, loro non te lo devono dire. Ecco perché è psicologia. Ci sono dei tavoli che non ti fanno entrare, ti dicono buongiorno, buonasera, prendo quello e basta. Gli altri invece che hanno bisogno di te, quelle cose le devi capire. Sei tu che devi migliorare loro, non noi. Lo sai quante coppie, lo dico per ridere, quante coppie entrano per corteggiarsi, poi vanno fuori e fanno l'amore per merito mio. È la vita. Insomma, da te vengono tutti gli amanti, Alessandro, ma cosa fa questa gente? No, 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 allora... Non vengo... Vabbè, mi toccherà venire, ho capito. Cristina, devi sapere una cosa, anche se fa ridere, è seria. Io, esempio, a mia moglie la posso portare anche in pizzeria, perché c'è una storia, è abituata. L'amante la porti sempre nei posti come i miei, dei miei colleghi stellati, capito? Per fare bella figura. L'amante non gli basta la pizzeria, vuole lo stellato, meglio è, meglio ancora. Non so se l'amante maschio, scusa, perché parli sempre dell'amante come uomo, e c'è anche, vabbè, non entriamo in questo argomento. No, ecco, allora, però... facciamo una cosa. Visto che stiamo parlando di teoria, perché non inceniamo qua una simulazione? Io non voglio essere l'amante del signor Ramagini, perché poverino, lui sarebbe molto sfortunato, data la mia età e prestanza fisica, diciamo così. Quindi facciamo una simulazione. Scusami, neanche io posso essere l'amante suo, però. Ah, no, lo so. Grazie. Però diciamo che inceniamo magari... due clienti che non sono amanti, siamo lì per lavoro. Dai. Allora io faccio il mio lavoro, voi fate i clienti, okay? Ok? E anche noi facciamo il nostro lavoro da clienti, da buoni clienti però, dai. Noi siamo appassionati, quindi attenzione, perché noi scegliamo sempre dei bei piatti e poi insomma... Sì, perché il brutto, anche il brutto bello del nostro lavoro, quando i miei figli mi chiedono mamma, ma tu che lavoro fai? Dico, purtroppo devo mangiare e bere, pensa che sfortuna e incontrare persone come voi che... arricchiscono la vita. Allora, cosa facciamo? Allora, sì. Facciamo che magari voi scegliete due piatti e ci abbiniamo dei vini e diciamo la nostra, più o meno così, va bene? Per me va benissimo. Sì, la signora Zigliani, scelga lei, signora Zigliani, un piatto del menù e un vino. Allora, io non ho qui sotto mano il menù di Alessandro, però ovviamente, dunque, quindi... Ah, grazie, mi fa scegliere. Beh, io diciamo sono a Roma, sono del nord e quindi io voglio assaggiarmi il piatto, diciamo, principe di Roma, che è la coda alla vaccinara, anche perché quando la faceva mia mamma, insomma, non ero romana, però mi piaceva molto. Tra l'altro la coda alla vaccinara è un piatto meraviglioso, anche sottovalutato per complessità, bontà e anche originalità. Tra l'altro mi hai dato un bell'assist, perché pochi sanno che la coda alla vaccinara alla fine viene colmata con una grattugiata di cacao amaro sopra in polvere, come se dovessi grattugiare il pepe, ma un cacao amaro, quindi dal 70% in su, non la cioccolata. Perché il cacao? Perché è una spezia forte, più ha più percentuale ha di cioccolato e cacao e più amara, amarognola forte, e con il pomodoro e la grassezza della coda sta benissimo. Ecco perché io, visto la complessità del piatto, ci abbinerei il tuo Berlucchi Rosé. No, guardi, io ragazzi stiamo facendo una scena e quindi non credete a quello che dico io. Io bevo solo vino rosso. Tra l'altro il tuo rosé poco tempo fa è veramente, cioè, è un vino rosso, cioè nel senso come struttura. Come colore, c'è una cliente che non vuole le bollicine, vuole solo vino rosso. Convinci? Ti convinco con questo, ma poi un conto è la teoria, purtroppo non possiamo fare la pratica, ma la coda alla vaccinara con il Berlucchi Rosé è veramente perfetto, perfetto, perché c'è l'anidride carbonica che pulisce il grasso della carne, il pomodoro richiama, diciamo, il pino nero per capirci. La spezia, la struttura del vino regge il cacao, quindi è perfetto, perfetto. Vabbè, mi hai convinto Alessandro, guarda, mi tocca assaggiarne un bicchiere. E io allora assaggerò la coda. E speriamo di poterci vedere presto. Invece lei, signor Ramagini, cosa ordina?
Io comunque vorrei rimanere sulla carne. Diciamo che mi fido di Alessandro, però anch'io stasera vorrei bere un rosso. E da toscano quale sono? Magari faccio anche qualche richiesta. Un bel rosso, un Brunello di Montalcino, un Sangiovese. E vorrei mangiare del bollito, un carrello di bolliti misti, con un po' di tutto. Mi piace la lingua, mi piace il musetto, mi piace il muscolo, ecco, un po' di carne. Non so se ti contraddisco, ma io come sempre sono vero e dico la mia. Il carrello dei bolliti, che ovviamente è uno dei miei piatti in assoluto preferiti, anche se non è una cucina romana, è forse i piatti di carne che preferisco di più, avendo varie tipologie di carne, dalla bianca fino alla lingua, al manzo, al precotto, eccetera, molto grassi, magri, eccetera, e poi vengono colmati con le varie salse, quindi dolci, acide, amare, senapi, bagnetto verde, eccetera. Io ci abbinerei o un bianco strutturato o il vino di punta dell'azienda, la signora Cristina magari mi corregge, il Palazzo Lana Saturn. Extreme. Il millesimato 2008. Credo. Palazzo Lana Extreme. Anche quello un pino Extreme, nero. Sì, sì. Ecco, questo vino che tra virgolette è bianco, per capirci, è perfetto con il bollito, è perfetto perché ha un perlage veramente di un'eleganza che però regge il confronto con il grasso del bollito, perché il bollito ovviamente deve avere la parte grassa, altrimenti non è bollito, ed è perfetto soprattutto se ci si aggiunge, ad esempio quando fai i corsi da sommeliere ti sconsigliano di mangiare piatti a base di limone, di aceto, perché dici che non si abbinano. In quel caso, se tu condisci la lingua con il bagnetto verde a base di aceto, che fai? Non ci bevi il vino? Ecco perché un rosso, soprattutto il tannino e l'alcol di un Brunello, come hai detto tu, secondo me non sta bene come una grande bollicina, in questo caso il Palazzo Lana, perché è meravigliosa. Sai, Alessandro, che mi hai convinto? Mi fido di te e proverò per la prima volta questo Palazzo Lana Extreme. Lo proverò per la prima volta. Vedete, io no. Quindi stiamo parlando di due vini, entrambi di Pinot Nero 100%, sia il Natur Rosé che Palazzo Lana Extreme, di due annate però diverse, quindi Palazzo Lana del 2008, mi pare, Alessandro, lei che cos'ha? Il 2009? Quello che sto bevendo io è la Vendemmia del 2009. Immaginate che abbiamo raccolto le uve nel 2009, sono entrate in questa bottiglia per la presa di spuma, come si diceva prima, con gli zuccheri e gli lieviti, e sono rimaste 10 anni dentro questa bottiglia. Dopodiché l'abbiamo aperta, sboccata, riabboccata con lo stesso vino, una piccolissima aggiunta di zucchero per arrivare al dosaggio extra brut. E mi spiace solo che ce l'ho solo io questo, però ne produciamo, sì, anche poco. Quindi. Una bottiglia da solo, e che ha preso 93 punti da Wine Spectator, come bollicina migliore d'Italia, e siamo felici di questo, perché Wine Spectator è la Bibbia, no? Del mondo del vino. Io invece, vedete che pur essendo entrambi Pinot Nero, il mio ha questa colorazione, questo color rosa importante, perché otteniamo questa intensità di colore grazie alla macerazione sulle bucce, cioè prima di essere pressata l'uva trascorre circa una notte sulle proprie bucce, in modo da assorbire i pigmenti contenuti nella buccia. Ma vi stiamo raccontando questo perché probabilmente potreste convincere quel cliente molto, diciamo così, indirizzato a voler per forza bere un vino rosso o qualsiasi altra cosa, con un po' di cultura e formazione. Quindi noi vi aspettiamo in Franciacorta per venire a scoprire questo territorio e quando potrete a fare una degustazione. Però credo che Alessandro Pipero vi possa ospitare, no, nel suo ristorante, anche per capire un po' i trucchi del mestiere. San Valentino. Beh, sarebbe bello fare un'esperienza insieme con i ragazzi, non dico tutti e 300 e basta perché siete troppi,
però fare qualcosa da te insieme di persona anziché così in forma digitale sarebbe carino. Cristina e Alessandro, volevo dire una cosa un po', diciamo, tecnica, ma sicuramente mi darete ragione, che però vedo sempre più spesso succedere e accadere, diciamo, nel mondo dei giovani, anche non, ma di consueto. La bassa temperatura di qualsiasi alimento, quindi il vino essendo un alimento, copre i sapori. Un produttore come Cristina e anche i suoi colleghi molto bravi ci mettono una vita ad ottenere un determinato sapore, odore, eccetera, eccetera, di un determinato vino. Poi che cosa succede? Il vino lo mettono per ore in ghiaccio, te lo bevi sempre a 2-3 gradi e il vino è tutto uguale. Perché? E chi l'ha detto? Io se lo becco lo mangio. Chi l'ha detto che la bollicina, qualsiasi essa sia, va messa nel secchiello 2 ore prima e durante la cena deve rimanere nel ghiaccio, quando da un Dom Perignon fino a un Prosecco sotto i 3 gradi le bollicine sono tutte uguali. Il vino spumante va bevuto dagli 8 ai 12 gradi, non va freddo. Cazzo, scusate la parola. Ecco, questa è la passione e anche la personalità che viene fuori da quando si viene a mangiare lì da te. Però non posso altro, almeno personalmente, che darti ragione. Cioè, il freddo inibisce qualsiasi cosa. È vero che conserva più a lungo, ma inibisce, non ci fa sentire più nulla. Quindi noi ci impegniamo tantissimo per allevare le nostre piante, per cercare di avere la miglior frutta da portare in cantina, lavori, sperimentazioni che facciamo, ricerche, errori che oggi ci hanno permesso, ecco, di essere quello che siamo arrivati a fare e di migliorarci, e poi viene banalizzato nel momento di servizio l'ultimo passo, l'ultimo anello. Noi dobbiamo fare attenzione: la bottiglia, la gestualità, il bicchiere, la forma del bicchiere è importantissima, la temperatura, e vogliamo dare anche un po' di gestualità quando si apre una bottiglia che è rimasta 10 anni sui propri lieviti o 5 anni, ecco, non banalizzarla solo come fosse la bottiglia. Poi c'è anche il momento, immagino, del festeggiamento, di fare il botto e di tirarsela anche addosso in certi momenti, perché c'è anche il momento di festeggiare in quell'occasione. Sì, ma fare il botto, scusami, intanto fare il botto, vabbè, è bello, l'abbiamo fatto tutti nella vita, io quello non lo critico, al di là che c'è, bisogna saperlo fare in determinati posti, eccetera, ma ci sono determinate bottiglie che non gli puoi far botto, perché una bottiglia di 30 anni, bollicina, ma che botto gli fai? Lo devi fare tu con la macchina il botto, scusate, capito? Non è così. Allora, tra l'altro, lo sai quanti clienti ordinano la bollicina e poi dopo un certo momento mi chiedono: che hai un po' di sale? E io dico: perché è sciapa? Perché lo mettono nel ghiaccio così fredda prima. Mamma mia, è vero, è vero, è vero. Queste sono cose di galera. È vero, accelerano il percorso di raffreddamento, è verissimo. Quindi quando tu poi ti capitano queste persone che devi non erudire, ma proprio ricostruire mentalmente, capisci che il mondo delle bollicine ha bisogno di dare cultura, perché la bollicina è tutt'altro di quello che la gente pensa. Tu non puoi mettere un berlucchio e metterci l'Averol e fare lo spritz, senza offesa per lo spritz che lo bevo pure io. Senti, è vero, quello che dici mi fa riflettere ancora una volta di più che dobbiamo noi aziende investire nella comunicazione, a partire proprio dai giovani, da chi andrà a fare questo mestiere e questa professione, perché sono loro che dovranno avere quella professionalità per poter servire una bottiglia come deve essere fatto. Quindi grazie per questa segnalazione, perché ci aiuta a capire cosa fare e con chi fare. Cristina, quanto sei bella! Ma scusa, hai bevuto? No, non ce l'ho. Io sì. Verremo a trovarti il prima possibile con una bottiglia, Alessandro. Sì, e io voglio la coda alla vaccinara con questa spruzzata di cacao amaro di cui non ero assolutamente... Faccio una domanda che sinceramente... La risposta la dovrei dare io, ma sinceramente, nonostante sono addetto ai lavori, ce l'ho, ma di solito diciamo che non ce l'ho la risposta. È molto semplice. Voi la flute come la vedete? Così? Allora questo...
Sembra una domanda banale, ma non lo è. No, no, infatti mi sono preso qualche secondo per capire lo spirito della tua domanda. Cioè, se la domanda è flute sì o flute no, io dico dipende che flute e dipende che bollicina. Non tutte le bollicine necessitano di una flute stretta e lunga e alta. Però scusa, la flute è flute. Allora, questa è una flute, è un calice pensato per apprezzare al meglio il Franciacorta. Questa è una flute. No, un romano avrebbe risposto, grazie, quello è bello, sì. Cioè, quindi Alessandro, scusa, tu questo non lo chiami flute, quindi? Ma neanche tu? No, nemmeno io, però anch'io pensavo che la domanda volesse dire come concepite. Allora, io personalmente non è che non amo la flute vera e propria, alta, stelo lungo, a me non mi piace, quindi oltre che non l'amo, la odio. Però, che ne so, un giorno sono capitato a una degustazione con il grande Richard Geffroy di Don Perignon, e lui la ama e dice noi ci abbiamo messo tanto tempo per ottenere queste cose, quindi loro sono fautori della flute. È normale che quando poi te lo dice lui, ti guardi allo specchio e dici allora io non ci capisco niente. Però poi ognuno deve fare quello che vuole. Però allora tu sei un addetto ai lavori, lui le vende, io dico oh. Allora guarda, nella storia lo champagne si beveva nella coppa, no? Quindi nella coppa aperta era la coppa. La bollicina è quello che c'avete voi. Eccolo, adesso. Questo è un calice, non parliamo più di flutto, questo è un calice dedicato per apprezzare la bollicina, quindi ampio, svasato, con una parte terminante dove la bollicina riesce ad ancorarsi e quindi a sprigionarsi, non so se riuscite a vedere il perlage. Un perlage molto sottile. Ecco, questo è quello che serve. Un bicchiere che comunque poi dopo raccoglie profumi, leggermente chiuso, che ce li porta verso il naso, e poi basta. Ecco, questo è il calice per noi maggiormente indicato. La coppa troppo aperta ovviamente si perde, e anche quello che chiamavi prima, ecco, la flutte, il fluttino, quello piccolino, quello alto chiuso, ecco, anche per noi assolutamente non è indicato. Però posso dire che... Non ti consente nemmeno di sentire i profumi una flutte stretta, no? Quindi di solito si utilizza per vini che non hanno troppa complessità, che non hanno... Probabilmente va bene per quelle bollicine da servire a 3 gradi. Telefoniamo a Don Perignon, no, chi era Jeffrey, e chiediamogli perché loro amano quello. Poi un'altra cosa che va detta ai ragazzi, perché io ovviamente, a differenza di voi, sto tutti i giorni sul pezzo, quindi le vedo da tutti i colori, ovviamente, è il mio lavoro. Voi avete altre doti di psicologia, io ne ho altre ancora. Io quando apro una bottiglia di spumante, vedo la gente che gira il tappo invece che la bottiglia. È una cosa importante da dire, perché pochi sanno che il tappo dello spumante è fatto con due tipologie di sughero. Il finale è vero sughero attaccato poi all'agglomerato, che è, diciamo, l'80% del tappo non è vero sughero, è solo il finale. Se tu giri il tappo, lo strappi, va girata la bottiglia e non il tappo per la bottiglia. Però queste cose chi le sa? Su questo ti do ragione, ma dipende dalla grandezza della mano. Io non riesco, cioè ho la mano troppo corta per riuscire a girare la bottiglia. Te la fai aprire un altro? No, io sai cosa faccio? Tengo ancorata la gabbietta al tappo, che mi consente di non far scivolare. Cioè io ho adottato questa tecnica, per cui, a parte che se i tappi sono di qualità non si spezzano, esatto. Però è pur vero che dopo tanti anni, diciamo almeno 2 anni dopo la sboccatura, è chiaro che un tappo deve, per essere elastico, ricordiamoci che deve stare a contatto con il vino e quindi mantenere la propria elasticità per evitare quello che può capitare, essere la frattura del sughero. E visto che stiamo parlando di tappo, ricordiamoci che il famoso sapore di tappo deriva dalla pianta, perché probabilmente i ragazzi a scuola l'hanno studiato, però è bene ricordare che il tappo è, cioè il sughero è un prodotto naturale
e come tale la pianta che dà il sughero, cioè le sughere, possono essere attaccate da funghi che poi cedono il sapore di tappa. Infatti, viva i tappi moderni, che poiché gli 80% dei vini non sono tra virgolette buoni come gli altri 20%, i tappi moderni servono per l'80% di quei vini e i tappi veri servono per il 20%. Diciamola tutta. Comunque penso che Alessandro abbia toccato con le sue domande il tema, che era proprio poche cose, quindi la temperatura, il calice, la modalità dell'apertura, quindi il servizio, quei tre passaggi che possono sembrare così scontati, che poi in effetti sono semplici se si conosce come farli, ma che denotano professionalità. Quando entro in un locale so subito con chi sto parlando, dal calice che mi serve, dalla temperatura e da come si muove con la bottiglia. E so già che cosa posso chiedere e se mi posso fidare o meno. Quindi solo perché hai fatto queste domande a Alessandro mi fido di te. Io intanto continuo a bere da sola, e che è un po' triste, però è buonissimo, per cui non sono così triste. Comunque se uscite con una ragazza chiedete Berlucchi e siete sicuri che la serata finisce bene, altrimenti no. Oh, ma insomma ce l'hai su con questa cosa degli amanti, eh? Ti vivo! Non so se ci sono domande tra i ragazzi, perché credo la sessione... Sì, mi dispiace interrompervi perché stavate comunque conversando in maniera molto amabile sull'argomento e infatti questa cosa si è molto percepita, vi fanno infatti complimenti, dicono una delle lezioni più belle e vi assicuro che comunque sono state tutte molto belle, quindi diciamo che il metro di paragone non era proprio scontato. E fare grande informazione con il sorriso, la semplicità è la formula vincente. Complimenti ai relatori, quindi complimenti, vi hanno fatto i complimenti per aver parlato comunque di vino in modo così interessante e anche molto comprensivo, quindi insomma la lezione è piaciuta molto. Adesso ci sono alcune domande interessanti, alcune più tecniche, alcune meno, cercherò di insomma riassumerle un po'. Chiedono spesso, e qua poi secondo me dovete anche un po' capire voi chi rispondere, se volete magari spalleggiarvi anche la risposta, chiedono di spiegare brevemente cos'è il metodo Charmat o Martinotti e qual è la differenza, perdonatemi perché poi è anche difficile andarle a ripescare tutte perché sono abbastanza, tra quello, il metodo classico e il metodo Franciacorta. Quindi insomma è una domanda su questi metodi. Chi vuole partire o chi vuole rispondere, insomma? Guarda, credo che siamo in grado tutti e tre. Il metodo Franciacorta io lo vorrei spiegare ovviamente a Cristina, poi quello Charmat l'avevo inizialmente spiegato io, diciamo che l'ha inventato il signor Martinotti, un italiano, e poi è stato codificato il metodo Charmat dalla Francia, che sono stati sempre prima più intelligenti di noi, adesso noi li abbiamo superati, l'ho detta così da cameriere. È praticamente l'ottenimento del vino è lo stesso, si ottiene un vino con il vino, ovviamente invece di fare la rifermentazione in bottiglia il metodo Charmat Martinotti è famoso per essere per avere la rifermentazione in grandi botti chiamate autoclavi, dove ci va un vino acidolo molto basic e dà questi vini con un perlage completamente diverso da un vino fatto col metodo classico, vini più beverini e anche meno alcolici e anche molto più semplici e ovviamente anche di un costo molto meno elevato. La fata padrona è il famoso Prosecco, che credo che sia il vino più esportato al mondo in Italia. E il Prosecco, c'è da dire una cosa, il Prosecco non è un'uva, il Prosecco è il nome del vino, tutti pensano che è un'uva. L'uva del Prosecco è la glera, che non lo sa nessuno, non lo so perché, ma è così. Chiusa parentesi. In questa autoclave viene messo il vino base e con una sorta di liqueur di tirage fatto in modo molto diverso, quindi con più sali minerali ci si mettono zucchero, lieviti e sali minerali, e la mancanza di aria dentro queste grandi botti di autoclave permette di trasformare il vino base in bollicina.
Nella bottiglia ci vuole molto più tempo, in un autoclave con, non so se sbaglio, 2 settimane più o meno si riesce ad ottenere una vina a bolla, un mese, insomma. Dico bene? Sì, ci vuole comunque qualche mese. Ecco, la differenza sostanziale, ecco, che in autoclave si accelera tutto il procedimento della rifermentazione e si può fare per una grande quantità e una massa di vino più importante in minor tempo. Ecco, quella è la sostanziale, la parte tecnica. Ecco. Poi dipende sempre cosa ci metti dentro quell'autoclave a fermentare. Però vorrei aggiungere una cosa che... E non hanno longevità i vini fatti in metodo Chermat, non hanno tempo di durata fondamentale, quindi durano come più o meno il novello, un anno, due, ecco. Allora, infatti l'aspetto, a parte diciamo il tecnicismo che sta alla base dei due metodi, quindi rifermentazione in autoclave, detta procedimento Martinotti o Chermat, e rifermentazione in bottiglia, hanno come risultato, secondo me, anzi come fondamento, la lunga permanenza sui lieviti. Cioè, mentre in autoclave noi abbiamo vini che stanno brevissimo tempo a contatto con i lieviti, nella bottiglia di metodo classico, e poi diciamo la differenza tra metodo classico e Franciacorta sostanzialmente non c'è, ma poi vi dico qualcosa, nella bottiglia il fatto di stare minimo 18 mesi fino addirittura a 9 anni a contatto con i lieviti fa sì che questo vino, che è già diventato uno spumante perché dopo pochi mesi la rifermentazione si è conclusa, assorbe dai lieviti sostanze, profumi e sapori che gli consentono di diventare, come si dice, più complesso. È difficilissimo, credo quasi improbabile, poter assaggiare un metodo Chermat con le stesse caratteristiche di un metodo classico, perché è il nocciolo della questione sta lì, la lunga permanenza sui lieviti con un arricchimento di... A parte che ho qui vicino a me Arianna, fatti vedere che sei giovane. Arianna è enologa, guardatela qui con la mascherina. E l'abbiamo... Ciao Arianna. All'ufficio comunicazione. Quindi io penso che questo, proprio la lunga permanenza sui lieviti, sia ciò che determina la differenza nel gusto, nelle caratteristiche organolettiche tra i due prodotti. Per quanto riguarda il metodo Franciacorta, diciamo che è una accentuazione di questa lunga permanenza sui lieviti, perché invece che 15 mesi sono minimo 18. La raccolta delle uve in Franciacorta deve essere solo manuale, quindi ci sono delle particolarità nel metodo Franciacorta che non so, ad occhio nudo possono non sembrare così determinanti, ma alla fine danno dei risultati senz'altro incredibili, come ad esempio la pressatura soffice, che pensate un po', determina la pressatura soffice, quindi l'ottenimento e l'uso del solo 65% del mosto potenziale che un grappolo d'uva ci dà in Franciacorta, questa pressatura soffice determina la grana del perlage che avremo in un secondo momento. Ma non chiedetemi perché tecnicamente, perché non lo so. Semmai chiediamo ad Arianna, se qualcuno fosse interessato. C'è anche un altro aspetto oltre alla fermentazione, sicuramente anche la qualità delle uve. La differenza tra un Franciacorta, uno Champagne, un Trento d'Oc, un altro metodo classico, quello è la tecnica di produzione, quindi il tecnicismo. Però dipende sempre che cosa ci metto dentro questa bottiglia, altrimenti sarebbero tutti capaci a fare una grande bottiglia di metodo classico. Quindi la qualità è importante. Franciacorta è diverso dagli altri disciplinari perché è il più severo al mondo, è più severo della Champagne ed è più severo del Trento d'Oc. Perché se in Champagne da un ettaro di vigna, per intenderci, si possono produrre al massimo 12.000 bottiglie, in Trento d'Oc si può arrivare a 14.000 bottiglie per ogni ettaro, in Franciacorta si può arrivare al massimo a 8.000 bottiglie. Quindi vuol dire grande selezione delle uve che porto in cantina. Cerco di raccogliere la qualità perché deve andare in questa bottiglia, poi con quella tecnica di rifermentazione in bottiglia diventa Franciacorta.
Allora, ne approfitto perché ci sono tante domande, ne avete parlato spesso, ci chiedono cos'è il perlage. Qui ci vorrebbero due giorni però a parlare solo di perlage. No, non abbiamo così tanto assolutamente. Abbiamo tantissime domande, quindi io vorrei anche provare a rispondere a tutte, anche su, tra l'altro, su Berlucchi, voglio dire, nello specifico ora. Chi risponde, signora Giuliani? È la collana di perle che è formata da queste bollicine che salgono dalle imperfezioni del vetro, ed è praticamente l'anidride carbonica che si è prodotta nella seconda fermentazione in bottiglia, e perché durante la prima fermentazione, cioè quando il mosto diventa vino, l'anidride carbonica se ne va, perché questa prima fermentazione avviene in contenitori di grandi dimensioni e il mosto si trasforma in vino. Ma lì l'anidride carbonica deve andarsene, perché il vino non ha le bollicine dentro, non deve averle. Mentre nella rifermentazione in bottiglia, cioè la seconda fermentazione, vengono imprigionate, cioè lo sviluppo dell'anidride carbonica, l'anidride carbonica viene imprigionato all'interno della bottiglia attraverso la chiusura ermetica della bottiglia, e così restano all'interno. Quindi non è un'anidride carbonica come succede nella Coca-Cola piuttosto che nell'acqua minerale gasata, in cui viene aggiunta l'anidride carbonica, si sviluppa in forma naturale, e il perlage è l'insieme di queste perle di perlage, appunto da questo simbolicamente questo termine, questo filo di perle che dalla base o dai vari punti del bicchiere sale verso l'alto. Più queste bollicine sono piccole e il perlage sottile, più significa che la pressatura è stata fatta in modo appunto soffice, senza premere in modo violento gli acini, e lunga è la maturazione sui lieviti. Infatti, quindi, sempre per fare l'esempio con il prosecco, se fate un confronto, il prosecco tendenzialmente ha una grana a bolle, un perlage con le bolle molto più grosse, più veloci, che se ne vanno via velocemente. E quindi abbiamo forse risposto in parte, ma vogliamo anche approfondire un'altra domanda che è arrivata poco prima e che chiedeva cosa si intende, in cosa consiste questa pressatura soffice. Mi piacerebbe far rispondere Arianna, perché ci vogliono i giovani, non perché non sappia rispondere, ma è più brava lei. Vai Ari. Allora, la pressatura soffice è il momento in cui andiamo a schiacciare l'uva. L'uva è composta è una sfera con il nocciolo all'interno, quindi i semini, i vinaccioli all'interno, la buccia all'esterno, e la parte che noi vogliamo invece è al centro, che è la polpa. La polpa è ricca di acqua, zucchero e acidi, e a noi servono queste tre sostanze, senza andare a estrarre quello che invece è nella buccia e nei vinaccioli. Se provate a comprare anche dell'uva da tavola e a mordere i vinaccioli, sentirete che sono molto sgradevoli. In particolare sono tannici, sono amari. Sono amari, cioè, esatto. Quindi andando a schiacciare piano piano piano, andiamo a far uscire solo la parte più limpida del mosto, quella più lontana dagli acini e dalla buccia, e andiamo ad avere un mosto che quindi poi sarà un vino di qualità più elevata. Il fratello di Cristina, il nostro amministratore delegato, che è anche enologo, fa sempre l'esempio del limone. Se voi provate a schiacciare un limone piano piano, otterrete una spremuta di limone molto limpida. Se voi invece agite meccanicamente in modo molto molto forte, con molta forza, avrete una spremuta di limone più torbida, con più polpa, perché avrete proprio estratto la parte anche solida del limone. Quando poi il mosto si trasforma in vino, avendo questo vino le bolle, la bolla è già qualcosa di duro sul vostro palato, quindi se voi aveste estratto anche la componente amara del seme e della buccia e la componente tannica, questo sarebbe molto sgradevole, mentre poi in altri vini, in vini bianchi, in vini rossi più morbidi nella loro struttura, non è poi così sgradevole. Per questo è importante nello spumante agire con una pressa che piano 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 va a schiacciare l'uva in modo molto delicato.
Grazie mille Arianna, perfetta. E a questo punto invece passo ad Alessandro e gli chiedo se prima i tuoi clienti ipotetici non avessero accettato, cioè non avessero accettato insomma i tuoi consigli. Quindi quando un cliente insiste per un vino che però non si adatta bene al pasto, chiedono come si fa? Alessandro, io ovviamente. Certo, perdonatemi, sì, scusate. Alessandro, allora, Pipero. Grande. Alessandro... Intanto lo dico con tutto rispetto e senza dare una comunicazione sbagliata. Non è affatto vero che il cliente ha sempre ragione, perché poi ci sono sempre dei limiti di buonsenso e di educazione che vanno rispettati. Ovviamente questo non c'entra niente con la tua domanda, però noi cerchiamo di essere gentili e di fare professionisti, di dare dei consigli essendo professionisti. Però ripeto, se poi uno con un pesce crudo ci vuole bere un Brunello di Montalcino o un Barolo di 30 anni, noi glielo serviamo, ci mancherebbe altro. Non è che lo vieto, almeno per quanto mi riguarda io non sono così saccente e imperativo di fare cose completamente diverse da quello che chiede l'ospite. Se uno chiede il pecorino sugli spaghetti alle vongole, io gli dico che non ci va, ma se lui lo vuole io glielo do, che devo fare? Cioè, detta proprio, ovviamente ci mancherebbe altro che poi fortunatamente queste cose che tu dici capitano tra il mai e il raramente, ovviamente. Però diciamo che io, se alla domanda che rispondo, io al cliente cerco di accontentarlo. Ma forse dipende anche dalla tua professionalità, cioè voglio dire, se ti sei costruito negli anni una professionalità tale per cui il cliente pende un po' dalle tue labbra anche, no? Certo. Aspetta il tuo consiglio. La devi essere bravo te, perché queste cose, se non succede, per non farle succedere devi essere carismatico tu dall'inizio. Se ti fai vedere debole e anche un po' impacciato, il cliente ti si mangia. E lì poi può fare tutto lui. Chiaro. Però c'è anche forse l'aspetto dell'assaggio che può consentire ad un cliente di assaggiare, no, qualcosa che non ha mai provato prima. E quindi arriviamo magari, sai, al concetto del by the glass, cioè poter servire alcuni vini anche al bicchiere che magari consente. Devo dire che negli ultimi anni il cliente è sempre più competente, erudito e ne sa. E quindi meglio per noi. E quindi queste cose poi possono succedere anche al contrario, che magari arriva un cliente bravo e un cameriere che non sa niente e succede il contrario di quello che mi ha chiesto Laura, capito? Chiaro. Senti Alessandro, invece un'altra cosa che riguarda sempre l'abbinamento, dice, ci chiedono velocemente, ovviamente, breve, quindi, perché penso che se ne potrebbe parlare per ore. Perché vino bianco pesce, vino rosso carne? Grazie. Allora, rispondo come alla domanda. Ci sono non delle regole, ci sono dei fatti che ovviamente il vino bianco, la dico da bar dello sport, il vino bianco è più leggero del vino rosso e il pesce è più leggero della carne. Quindi, tra virgolette, partendo da queste cose, poi si può ovviamente fare una lezione apposta. Però dietro queste frasi fatte poi c'è sempre un perché. Voi provate a spilettare una spigola fresca, farla bollita, aggiungerci un po' d'olio e berci, che ne so, un Bordeaux, un Amarone, e berci un Franciacorta o un Borgogna bianco. È normale che non serve il pipero di turno a dire che queste cose così basic. Lo dice il palato, cioè la prova del 9 alla fine è sempre il palato, non è Pipero, Cristina o Alessandro che dicono la loro. Il palato che dice che il caffè è meglio dentro al latte che dentro al vino, non l'ho detto io, mo lo dico in modo... Cioè ci sono cose già fatte, noi alla fine non ci siamo inventati niente, noi eseguiamo gli ordini che la madre natura ci ha dato, non so se mi spiego, so fa un po'... sembro Gesù Cristo, però vabbè. Giusto, no? Cioè, Cristina, sei d'accordo? Cioè, sì. Un rombo al forno con un filo d'olio è meglio col vino bianco o col vino rosso?
Come macro, sì, come macri concetti, secondo me, per forza, quello lì va da solo. È anche vero che però ci sono, cioè pesce e pesce, faccio un esempio, il pesce di lago, la tinca, molto grassa, cucinata, non so, al forno, con delle spezie, con delle verdure, arricchita, magari ci può permettersi anche dei vini rossi un po' più freschi. Questa poi è la legge, poi ovviamente con certo. La nouvelle cuisine, con gli chef moderni, capace che uno prende uno scampo, lo lesse e sopra ci mette il curry, le noccioline, e la bottarga e non sa più di scampo, ma sa di tutto. E lì c'è bisogno di un amarone messo al ghiaccio, non lo so. Certo, certo. È normale che poi le regole bisogna conoscere per trasgredirle, però di base si parte da lì. Invece questa domanda che è arrivata molto interessante all'inizio, secondo me, adesso anche qua sarebbe da aprire un capitolo infinito, però è una domanda che ha, diciamo, molto diversa dalle altre, e mi rivolgo alla parte Berlucchi, e dicono e chiedono, per iniziare a produrre vino, adesso è posta in maniera abbastanza semplice, e so che è un discorso molto lungo, però è interessante perché dà un'altra sfaccettatura. Quanto bisogna aspettare dalla prima volta che piantiamo la vite e quando possiamo cominciare il processo produttivo vero e proprio? Allora, io non c'ero perché ero appena nata, quindi, sinceramente. No, dicevo prima che 4 anni, no Arianna? Sì, 4 anni. Cioè diciamo che allora, la piantina di vite si chiama Barbatella. Quindi cominciamo a dire che da un po' di anni... si sa quando piantiamo quando scegliamo una Barbatella, sappiamo di che cos'è, perché considerate che quando mio padre iniziò manco sapeva che vite aveva nelle vigne, a parte che ce n'era pochissimo perché comunque non c'era una produzione tale ancora da consentire di, infatti la produzione del 1961 furono 3.000 bottiglie. Però stavo dicendo che già selezionare il clone o il vitigno che uno vuole, oggi si sa perché i vivaisti hanno, diciamo così, selezionano le Barbatelle. Quindi pianto la Barbatella, inizia a nascere la radicetta, poi le prime foglioline, ci sono un po' di vigneti nuovi qui in Franciacorta, che è bello vedere come nascono. Però dobbiamo aspettare il 4° anno di produzione dell'uva per poter usare quell'uva da vinificare. Quindi diciamo minimo 4 anni. E il proseguo della domanda qual era? Dal momento in cui pianto la vite al... A poi alla produzione vera e propria, cioè quando inizia poi il processo di produzione vero e proprio. L'ho detto, 4 anni raccolgo l'uva e poi da lì dipende che tipologia di produzione sto facendo. Cioè, per esempio, un vino rosso novello in 2 mesi è pronto, tant'è vero che i vini novelli mi pare siano pronti già da ottobre, novembre escono i vini novelli, quindi a pochi mesi dalla vendemmia che magari è avvenuta verso fine settembre. Invece se parliamo di un Franciacorta, dal momento in cui raccolgo l'uva, al momento in cui stappo la bottiglia, se è un brut non millesimato, sono passati 2 anni. Quindi 4 più 2, 6 anni. Chiaro. Se vogliamo fare un calcolo così. Grazie mille, Cristina. Torno a Alessandro, se mi presta attenzione, l'ho beccato nel momento in cui stava parlando con qualcuno. Allora, una domanda un po' scomoda, Alessandro, cerchiamo di essere comunque insomma carini, però chiedono, allora, non per polemica, però è un argomento secondo me, Alessandro Pippero, scusate, che è importante, le associazioni di categoria sono poco presenti nelle scuole alberghiere e dice non che in TV, che vabbè, diciamo che lascia anche un po' il tempo che trova il discorso della TV. Queste associazioni mi sembra che investano poco nei giovani. Vedo invece che, diciamo, le associazioni che relative, diciamo, alla cucina, che in quell'ambito sono molto più presenti nelle scuole, investono tantissimo negli studenti. Cosa manca, dice, ai professionisti di sala bar vendita,
che invece i professionisti di cucina hanno e cosa consiglia affinché venga rivalutata la figura del cameriere. Prima di farti rispondere, Alessandro, io ci tengo a dire che non so se questa persona comunque ha ascoltato la presentazione che ho fatto dell'associazione all'inizio, molto breve, e uno dei punti cardine di quella presentazione è il fatto che Ambasciatore del Giusto raggruppa diverse categorie al suo interno, quindi non solo cuochi, ma appunto sommelier, ristoratori, pasticceri, gelatieri, e che da quando abbiamo iniziato a fare il progetto Fare Formazione, quindi dal 2018, la parte di sala è stata una parte che noi abbiamo cercato di approfondire moltissimo con tutte le scuole, che tante scuole ci chiedono, quindi effettivamente c'è sicuramente una piccola mancanza da questo punto di vista, ma in questi webinar, appunto in queste lezioni, abbiamo dedicato 2 lezioni alla sala, quindi è un argomento che Ambasciatori del Gusto tiene tantissimo, e questo mi preme sottolinearlo. Detto questo, lascio la parola invece al tuo pensiero, Alessandro, rispetto a questa domanda. Allora, intanto è una domanda bellissima, forse la più bella della giornata, purtroppo. Allora, ti spiego un po' di concetti e te la racconto a modo mio. Cambierò ragionamento, ma alla fine questi ragionamenti hanno un unico comune denominatore, come si dice. Allora, noi la mattina accendiamo il computer e 95 su 100 email, 95 sono alla ricerca di lavoro in cucina e 5 di sala. Tutti vogliono diventare cracco, bottura, cannavacciuolo, eccetera, eccetera. Nessuno vuole diventare palmieri, reitano, pipero, santini, pinchiorri, eccetera. Perché? Io sono forse l'unico ristorante in Italia dove la figura della sala è famosa quanto quella dello chef, se non di più, e sono l'unica persona che l'unico cameriere che ha aperto il ristorante e ha messo degli chef in cucina. Che cosa succede? Che nella carriera di qualunque ristoratore il personale va e viene. Se domani mattina Heinz Beck, 3 stelle Michelin di Roma, il sommelier famoso Marco Redano decide di andare via, Heinz Beck che fa? Deve solo chiamare un altro sommelier a lavorare, non deve avvisare nessun tipo di guida e dire: io oggi ho perso il sommelier, domani ne prendo un altro. E credetemi che la figura di Marco Redano dentro la pergola è fondamentale quanto quella di Heinz Beck. Al rovescio della medaglia, in questo caso io, quando il mio chef decide di andare via o io decido di mandarlo via, succedono le guerre puniche. Io devo chiamare la Michelin, l'Espresso, il Gambo Rosso, il Touring Club, Identità Golose, ed avvisare che io da domani cambierò chef. Loro mi rispondono: grazie per averci avvisato, dopodomani verremo e proveremo il nuovo chef. Perché dico questo? Perché il mondo della ristorazione gira tutto intorno alla figura del cuoco. Nessun cameriere investe soldi per aprire ristoranti quando poi investe soldi e la gloria, la famosa gloria, la prendono i cuochi. Ecco perché c'è crisi di sala, c'è crisi di camerieri, e senza offesa, se non cambia qualcosa dall'alto, neanche Ambasciatori del Gusto o chi che sia ce la farà. Perché? Perché se domani si inventassero seconda stella Michelin perché Pipero è bravo, perché Marco è bravo e non perché per la cucina, lo sai quanti camerieri sono spronati a diventare Pipero, eccetera, invece vogliono fare tutti i cuochi? Non so se mi sono spiegato. Se non c'è un di rotta dall'alto, se qualche addetto ai lavori come noi non va a lavorare dentro i ministeri, che non sanno che cosa significa il lavoro dentro un ristorante, non cambierà mai nulla. E l'Italia è un paese in cui vive di turismo e di ospitalità, non è che vive di computer o di legno, non lo so che mi viene in mente. Noi viviamo di questo. E la crisi della ristorazione è nata proprio per questa, perché tutti vogliono fare i cuochi. Poi che succede? 1 milione di persone vogliono diventare cracco e ne diventano 2 cracco. E gli altri non fanno niente, si ritrovano a 30 anni che non sanno fare niente. Mentre il lavoro di sala è molto più di un cameriere. L'uomo di sala deve avere cultura, deve avere stile. Poi tra l'altro
lavoro in cravatta, in cucina puzzi, in sala c'è le cravatte, rimorchi le donne, io perché non fanno i camerieri, non capisco. Grazie. Posso aggiungere una cosa, permettimi Alessandro, perché sennò si parla sempre di due mestieri, no? Del cuoco e del cameriere, ma io parlerei magari anche della figura come la tua, che è anche un imprenditore, cioè tu poi alla fine del mese devi pagare degli stipendi, devi far tornare i conti, quindi non è solo l'execution di un piatto, di quanto può essere bello e buono e un punteggio nella guida, poi tutto questo si deve anche sostenere economicamente, quindi ci vuole anche una capacità imprenditoriale dietro a tutto questo, quindi voglio dire, con tutto rispetto, i cuochi grandissimi, ne abbiamo tanti amici, no? Li conosciamo e quindi sono personaggi straordinari, però conosciamo anche tanti cuochi che poi non si sono amministrati neanche così bene. Poi infine c'è da dire che la sala, in questo caso il mio mondo, non è riuscita a dimostrare arte, nel senso che tu quando fai zapping sulla televisione e vedi un cuoco, anche tagliare una cipolla, la persona anche più banale percepisce arte nei cuochi e non percepisce arte nel nostro lavoro. Lo vedi che esiste solo il master chef di turno e non esiste il master maître. Se fosse esistito master maître, io oggi lo conducevo per questo stile che ho istrionico. Eppure, come fa un cameriere a coprire 40 minuti in televisione parlando di camerieri? Ecco perché, se non fai audience, la televisione non ti prende. Quindi va rimpostato tutto il mondo della sala. Il primo che lo capisce passerà la storia. Grazie Alessandro, sapevo che questo argomento ti avrebbe entusiasmato questa domanda, quindi ringraziamo comunque chi ce l'ha fatta, che vuol dire che insomma è stato attento e comprende anche magari il mondo da cui vieni. E ho una domanda invece per Cristina. E Nikita chiede: non credete di prendere troppo seriamente tutto questo mondo che di per sé serve solo per fare utile? Mi piace questa domanda e ti ringrazio di avermela fatta, perché l'avevo vista tra le domande e desideravo poter rispondere. Beh, allora, intanto tutti noi facciamo impresa e quindi tutti noi lavoriamo. Chiunque lavori, immagino che persino nel terziario, cioè anzi nel terzo settore, non nel terziario, ormai anche il terzo settore è diventato un lavoro remunerato, perché in parte si basa sul volontariato, ma io lo so perché ho una figlia che ci lavora, e in parte viene anche, è giusto che sia remunerato perché sia professionale. Ma sicuramente le imprese, cioè l'impresa deve avere utile, qualsiasi impresa sia, ma non solo perché bisogna arricchirsi personalmente, che era un po' il concetto vecchio e stantio degli imprenditori. Oggi fare utile significa fare qualità. Noi diamo lavoro a 100 persone, abbiamo 185 agenti che girano per l'Italia e che incontrano clienti, quindi 185 persone che più i 100 che lavorano da noi, quindi abbiamo 100 famiglie sulle nostre spalle. Fare utile significa essere sostenibili, perché significa investire in qualità. Se non si fanno utili, l'impresa perde, perdendo danneggia non solo le famiglie che lavorano presso l'azienda, ma la comunità intera. Non fa più qualità, probabilmente riduce i costi all'osso per poterci star dentro e quindi riduce gli investimenti sulla qualità. Cioè, fare utile è fondamentale perché l'azienda vada avanti e perché si ottengano dei risultati positivi non solo in termini economico-finanziari, ma anche in termini di benessere generale. Quindi la passione che ci mettiamo non è proprio fatta esclusivamente per gli utili, perché tutti i ragazzi che lavorano qui da noi, e posso dirlo in primo luogo nel settore dell'ospitalità, non penso lavorino solo per l'utile che danno all'azienda, ma prima un nostro ragazzo Damiano, che tra l'altro è un ragazzo di sala e che è venuto a lavorare da noi perché comunque facciamo tanta attività di accoglienza,
non facciamo ristorazione, però è comunque un lavoro che richiede molta presenza e molto spirito di sacrificio. Ha lavorato sabato e domenica, stamattina era di nuovo qui perché avevamo degli ospiti a pranzo e mi ha detto: ieri stanotte ho dormito 11 ore, mai successo nella mia vita, ed è un giocatore di calcio semiprofessionista, perché era stanchissimo, però stamattina era qua non perché gliel'abbiamo imposto, ma perché il lavoro gli piace un sacco. E penso che la passione sia determinante per andare avanti da parte di tutti. Grazie mille, Cristina. Risposta bellissima, soprattutto questa testimonianza, insomma, di questo ragazzo che magari sarà poco più grande delle persone, diciamo, della maggior parte delle persone che ci sì, stanno seguendo. Sì, ma non di molto. Quanti anni ha, Damiano? È del 92, quindi... Non voglio fare il calcolo rispetto alla mia età, quindi non voglio sapere quanti anni ha. Preferisco non saperlo. Allora, chiudo con le ultime due domande. E chiedo, da un lato, chiedo a lato Berlucchi, ci chiedono, nel senso non la faccio io, ma vi hanno chiesto se ci sono delle novità in arrivo, comunque in previsione. E dall'altro invece chiedono a Alessandro Pipero, qual è la cosa più importante da avere, immagino a parte il lato economico, perché quello è scontato, per aprire un'attività ristorativa. Quindi vi lascio queste due, rispondere a queste due ultime domande, prima o poi purtroppo di salutarci, perché ce ne sarebbero moltissime, ma siamo già proprio al limite dell'orario. Lascio la risposta al signor Ramagini, perché io ho parlato per... Ma a parte la quantità di parole, io vorrei poter dire sì, abbiamo tante novità, ma non le possiamo dire, altrimenti poi che novità sarebbero? Quindi stiamo lavorando tantissimo, perché quest'anno festeggiamo 60 anni di attività, quindi sono il 60esimo della Franciacorta, il 60esimo della Guido Berlucchi, e quindi ci stiamo preparando per qualche novità, dai prossimi mesi, ecco. Ci sarà qualche cosa di nuovo, qualche etichetta, qualche immagine, quindi ci rinnoveremo sicuramente per tutta una linea importante che è la nostra tradizione. Però non vorrei anticipare troppe cose. Ci sarà anche altro? Esatto, mi fermo. Ci sarà anche qualche prodotto nuovo, senza dubbio, per il mercato. Qui mi rivolgo anche non solo all'amico Alessandro, ma anche cliente, quindi arriveremo poi anche da te, quindi avremo anche qualche prodotto nuovo. Però a livello anche di sperimentazione stiamo lavorando sulla vinificazione, stiamo facendo dei test su un vitigno autoctono che si chiama Erbamat, quindi un vitigno che stiamo utilizzando per capire, visto le stagioni che cambiano, quindi il clima che cambia, questo tipo di uva che nasce e cresce qua in Franciacorta, quali risultati potrà darci. Però qui si parlerà fra qualche anno di questo vino, perché come si diceva prima, l'abbiamo piantato, ce l'abbiamo, ma abbiamo bisogno di tempo per capire i risultati. Quindi per ora posso dire tante novità, però le scopriremo assieme tra qualche mese. Insomma, chi vorrà seguirvi lo può fare sicuramente tramite ormai i siti, sicuramente per i ragazzi che ci stanno ascoltando sono quasi tendenzialmente obsoleti, sicuramente sui social, insomma, ma anche sul sito vi può seguire per rimanere aggiornate sulle novità di questo 60esimo, insomma, che è un anniversario importante. Tra l'altro festeggiamo anche i 90 anni di mio padre, quindi è un bel abbinamento. Una bellissima combo, insomma, bellissimo. E Alessandro, vai tu con l'ultima risposta, quindi, che mi sembra anche quella ci vorrebbero 6 ore per rispondere in modo adeguato, però cerchiamo di dare qualche input ai ragazzi per quanto riguarda la tua, invece non più la tua figura di maître, ma la tua figura di, insomma, ristoratore. Allora, sicuramente risponderei follia e coraggio, ovviamente, per intraprendere imprenditoria, soprattutto di questi periodi. Però il problema è sempre guardarsi allo specchio e vedere che cosa piace a te nella vita e che cosa tu sei disposto
e di cosa tu sei portato a fare, perché ci si potrebbe anche nascere imprenditore. Io sicuramente non ci sono nato, ma ci potrei essere diventato. Però vale la pena, perché comunque sia ti porti all'estremo. Quando diventi imprenditore, esagero, è anche come quando diventi padre o madre, no? Cioè, tu piacerebbe a tutti fare un figlio e diventare proprietario di qualcosa, poi però lo devi fare, e quando succede sei inesperto e quindi ti butti nell'avventura e ti trovi sto bambino in mano, che faccio? È come quando diventi imprenditore, anche se tu prima studi, progetti, fai, però poi è sempre un terno al lotto, cioè la riuscita è sempre 50 e 50 le probabilità. Però vale la candela, perché anche se facciamo le corna, ti dovesse andare male, tu comunque vivi, c'hai sempre la testa accesa. Cioè, è meglio dormire poco che dormire tanto, non so come dire. Cioè, è meglio vivere. Cioè, io, il sogno della mia vita adesso è il divano, perché sul divano non ci andiamo mai, stiamo sempre a lavorare. Però le persone che stanno sul divano, che io amo, sono infelici. Quindi abbasso il divano, non so se mi spiego. Ok? Non sento. No, scusate, stavo dicendo, quindi bisogna, cioè diamo un messaggio di fatelo, fate gli imprenditori, perché ce ne abbiamo bisogno, soprattutto adesso che questo Covid ha fatto una, che ne so, ha eliminato i parvenu, no? Quindi adesso quelli, i mezzi fighi, quelli che non sono capaci e vogliono fare, il Covid li ha eliminati tutti, e quindi adesso quando si riprenderà si ripartirà alla pari, tutti nella griglia di partenza e quelli bravi vincono. Grazie Alessandro, ricordiamo ai ragazzi che per fare questo comunque c'è bisogno di tanto studio, tanta formazione, tanta curiosità. Questo è un messaggio che gli insegnanti comunque ci chiedono spesso. Io ho visto di che dare. Siamo in cultura, vi volevo ringraziare, sono stato benissimo, ma avete anche fatto venire fame, e quindi anche sete, che sete, speriamo. Anche sete, fame e sete sempre. Quindi grazie a tutti. Sì, grazie Alessandro Pipero, grazie mille della disponibilità, grazie a te, grazie a Cristina Zigliani e Alessandro Ramagini della Guido Berlucchi, veramente di tutto, è stata una bellissima lezione, ci sono stati un sacco di complimenti, avete secondo me raccontato il vino e il mondo del vino, come ci hanno scritto, in maniera molto semplice, diretta, è facile per chi ci ha ascoltato, e quindi grazie davvero di tutto. Grazie Laura, grazie a tutti. Grazie dell'opportunità. Ciao Alessandro e grazie a tutti. Più che una lezione, spero sia stata una bella relazione instaurata, anche se non vi vediamo, e speriamo di conoscerci presto, insomma. Prendetevene tutti, ciao. Grazie mille. Io saluto, grazie, ringrazio di nuovo tutte le persone che ci hanno seguito, e vi do l'appuntamento a domani alla penultima lezione di questo progetto di Digital Weeks, di fare formazione a DG. Quindi grazie a tutti e buona serata.